Benvenuti sullo strano canale. Una ragazza scompare durante un'escursione. L'uomo che l'ha rapita ha molto altro da raccontare. Questa tremenda storia comincia in un bellissimo e vasto parco nazionale chiamato Pisgah National Forest. È il 21 ottobre 2007. John e Irene Bryant, due pensionati di rispettivamente 80 e 84 anni, appassionati escursionisti, lasciano la loro casa a Horseshoe e arrivano con l'auto presso la Yellow Gap Road vicino alla Route 276. Da lì si inoltrano nel folto dei boschi, e nessuno li rivedrà mai più vivi. Passano due settimane e i familiari ne denunciano la scomparsa. Gli agenti della contea di Henderson e altri 30 volontari cominciano le ricerche. Sono affiancati dai cani per la ricerca dei cadaveri e dagli elicotteri. Si scopre che dal cellulare di Irene è partita una chiamata al 911 il giorno della scomparsa. Ma il segnale in quelle zone è debole e la telefonata è stata interrotta ancor prima di cominciare. Il 10 novembre il corpo di una donna viene trovato sul sentiero chiamato Barnett Branch, coperto di foglie. L'autopsia conferma che si tratta di Irene. Qualcuno l'ha colpita a morte alla testa con un oggetto contundente. Nel mentre, la carta di credito dei Bryant viene usata uno sportello bancomat di Ducktown in Tennessee per prelevare $300. La videocamera del bancomat inquadra un individuo con la faccia coperta da una specie di maschera e da un copricapo. John, il marito di Irene, risulta ancora disperso, ma non per molto. Il 3 febbraio 2008, un cacciatore trova un teschio umano nella Nantahala National Forest. A 20 metri dal teschio verranno trovati un bacino e una colonna vertebrale. Due giorni dopo i resti vengono identificati come quelli di John Bryant. Chi ha ucciso i due pensionati a passeggio nei boschi? Lo scopriremo presto, ma intanto dobbiamo seguire la lunga scia di sangue che il responsabile si è lasciato dietro. Torniamo al 2007, al 3 dicembre, circa due mesi dopo gli omicidi di John e Irene. Cheryl Dunlap, un'infermiera di 46 anni che lavora alla Florida State University e vive a Crawfordville, non si presenta al lavoro. Vengono subito allertate le autorità e in breve tempo la sua auto viene localizzata non molto lontano dalla sua abitazione. Di lei non c'è traccia, ma si spera di ritrovarla ancora viva. A questo scopo 180 persone battono a tappeto l'intera zona. Il 16 dicembre, un cacciatore che sta camminando attraverso la Apalachicola National Forest con i suoi cani trova il corpo decapitato di una donna in avanzato stato di decomposizione. Il DNA conferma che si tratta di Cheryl. Qualcuno ha visto un minivan verde da quelle parti nei giorni dopo la scomparsa della donna, guidato da uno sconosciuto che, camuffato, ha usato la sua carta di credito per prelevare un totale di $700 in 5 momenti diversi. La polizia diffonde queste informazioni nella speranza che qualcuno sappia a chi appartiene il minivan verde. Arrivano delle segnalazioni riguardo uno strano senza tetto, accompagnato da un cane, che guida una Chevrolet Astro Van del 2001 di colore verde. Non si riesce però a rintracciare questo individuo né il veicolo. All'FBI, intervenuta già negli omicidi di John e Irene, si comincia a sospettare che ci sia un serial killer che si sta spostando tra il North Carolina, la Georgia e la Florida. Beccarlo non sarà facile se davvero si tratta di un uomo senza fissa dimora che vive in un minivan ed è libero di viaggiare ovunque. Passiamo al 2008, il 1 gennaio. La 24enne Meredith Emerson decide di cominciare il nuovo anno all'insegna della natura e parte per un'escursione all'interno del Vogel State Park, lungo il sentiero Freeman, alle pendici della Blood Mountain. Ironia della sorte, in italiano suona come la montagna di sangue. Con lei c'è la sua cagnolina Ella. In seguito, numerosi escursionisti in cammino sullo stesso sentiero racconteranno di un uomo piuttosto anziano, con un cane, che sembrava seguirla.
Il 3 gennaio la macchina di Meredith viene trovata. All'interno ci sono vari oggetti, tra cui una bottiglia d'acqua, un guinzaglio e un manganello della polizia. La preoccupazione per la ragazza ha raggiunto i massimi livelli. Scartate le ipotesi che si sia persa o che si sia allontanata per sua volontà, rimane quella più temuta. Ha incontrato qualcuno che ha interrotto la sua piacevole escursione e l'ha trasformata in un incubo tra gli alberi della foresta. Si indaga meglio sull'uomo anziano che la seguiva e salta fuori un nome, Gary Hilton, 61 anni. In zona è conosciuto come un vagabondo dagli atteggiamenti bizzarri e dal carattere brusco, che spesso si produce in scoppi di ira immotivati. Ha un cane di nome Dandy e con lui cammina spesso su quei sentieri. Gary diventa subito a person of interest, espressione che in ambito investigativo è traducibile in persona di interesse, ovvero una persona sospettata di essere coinvolta in un crimine. Ma Gary non ha un domicilio dove fargli visita e quindi si ordina a chiunque lo conosca di avvisarlo che la polizia lo sta cercando per interrogarlo. Il 4 gennaio Ella, il cane di Meredith, viene trovata mentre si aggira spaventata nel parcheggio di un supermercato di Cumming, in Georgia, a circa 100 km dal luogo di ritrovamento dell'auto. Ella verrà adottata dalla famiglia di Meredith. Il 5 gennaio, dopo aver passato al pettine l'intera area dove è stata abbandonata Ella, si trovano numerosi oggetti appartenenti a Meredith all'interno di un cassonetto vicino al parcheggio. I suoi vestiti insanguinati, il portafoglio, la patente di guida, una carta d'identità dell'Università della Georgia e la cintura di sicurezza di un'auto macchiata di sangue. Lo stesso giorno il cliente di una stazione di servizio, che è doveroso ringraziare, chiama la polizia dicendo: «Ehi, sentite, il tizio che state cercando è qui e sta pulendo il suo furgone». In un battibaleno le pattuglie arrivano alla stazione e bloccano Gary prima che possa fare un bagno di candeggina al veicolo per cancellare le prove. Non guida più un minivan verde, ma un furgone bianco. All'interno del mezzo ci sono tracce di sangue e non c'è bisogno di dire che appartiene a Meredith. Gary viene immediatamente arrestato e accusato dell'omicidio. Ma bisogna trovare il corpo di Meredith ed è necessario scendere a patti con il suo assassino per ritrovarla e darle una degna sepoltura. Oltre a questa delicatezza nei confronti della vittima, c'è il fatto che il suo cadavere costituirà la prova decisiva che consentirà di spedire Gary dietro le sbarre per il resto della vita. Per fargli confessare dove ha nascosto il corpo, gli si promette che al processo non andrà incontro alla pena di morte. Gary accetta e conduce gli investigatori sul luogo dove ha gettato il corpo della ragazza. Meredith è stata denudata, colpita a morte alla testa con un manganello e infine decapitata. La testa si trova lì accanto. Gary racconta che il giorno che ha incontrato Meredith si è unito a lei nella salita verso la cima della montagna, ma non potendo reggere il passo si è fermato e ha atteso che tornasse indietro. L'ha minacciata con un coltello militare e un manganello della polizia e le ha chiesto di dargli la carta di credito e il PIN per utilizzarla. Ma Meredith, sfoggiando le sue abilità nelle arti marziali, lo ha subito aggredito, scatenando una lotta furibonda. «Non la smetteva», dirà Gary. «Non la smetteva di combattere e di gridare allo stesso tempo. Dovevo controllarla e farla stare zitta». L'ha presa a pugni in faccia e le ha rotto il naso. L'ha colpita così forte che lui stesso si è procurato una frattura alla mano. Con Meredith stordita, che perdeva sangue dal naso e non vedeva più bene per via degli occhi che si andavano gonfiando, i due sono scesi per sentieri poco conosciuti giù dalla montagna e Gary l'ha fatta salire sul suo furgone assieme a Ella. Nei 3 giorni seguenti Meredith ha cercato di guadagnare tempo, fornendo ripetutamente un PIN sbagliato per la sua carta di credito. Non sappiamo cosa Gary le abbia fatto in quei 3 giorni. Abbiamo solo le sue parole quando afferma: «Non sono riuscito a uccidere il cane, ma con lei è stata dura perché avevamo passato dei bei giorni assieme». Sapere che Meredith ha fatto di tutto per rimanere in vita nella speranza che qualcuno venisse a salvarla è la cosa che più fa star male i detective.
Il processo che lo vede accusato dell'omicidio di Meredith lo vede anche condannato all'ergastolo con un minimo da scontare di 30 anni prima di poter chiedere la condizionale. Nel 2011, dopo aver raccolto prove forensi che lo collegano alla morte di Cheryl Dunlap, viene processato anche per questo delitto e condannato a morte tramite iniezione letale. Nel 2012 torna in aula per rendere conto anche degli omicidi di John e Irene Bryant. Gary si dichiara colpevole e confessa di aver ucciso Irene sul posto e di aver rapito John per farsi dare la carta di credito e il PIN. Una volta ottenuti, gli ha sparato e lo ha scaricato dove poi è stato trovato mesi dopo. Un altro ergastolo senza la possibilità di chiedere la condizionale. Può sembrare assurdo che tante condanne si siano aggiunte alla prima che, già da sola, sarebbe bastata tenere questo individuo lontano dalla società, ma si tratta di fare giustizia nel senso più profondo del termine. Si tratta di dare la giusta importanza ad ogni singola vita che è stata spezzata. Una verità raggelante si fa strada nella nostra mente, dopo aver visto cosa è successo tra il 2007 e il 2008. Quando ha ucciso Meredith, Gary aveva 61 anni. Un po' tardi per un serial killer che comincia la sua carriera. Infatti non è quel giorno che è cominciata. Poco ma sicuro che abbia sulla coscienza molte altre vittime. Ecco alcune di quelle che, si sospetta, possono averlo incontrato sul loro cammino. Judy Smith, 51 anni, le cui ossa sono state trovate nel 1997 nella Pisgah National Forest. Jesok Knapp, 20 anni, scomparso nel 1998, mentre faceva un'escursione nel Table Rock State Park, nel South Carolina. È stato dichiarato legalmente morto nel 2018. Rossana Miliani, 24 anni, vista per l'ultima volta in compagnia di un uomo sui 60 anni mentre comprava uno zaino in un negozio in North Carolina nel 2005. Michael Scott Lewis, 27 anni, scomparso il 21 novembre 2007. Il suo corpo, decapitato e fatto a pezzi, è stato messo in un sacco e gettato nel Tomoka River, in Florida. La testa non è mai stata trovata. Se Gary ha ucciso anche queste persone, il numero delle sue vittime è aumentato. Ma qualcosa ci dice che non può essere finita qui. La polizia sta avendo il suo bel da fare a tirare fuori i vari casi freddi del passato per vedere se lui sia coinvolto in qualche modo. Se ha cominciato in giovane età, allora si prospetta una lunga lista, anche calcolando i cosiddetti periodi di raffreddamento, durante i quali un serial killer non sente il bisogno di dare un seguito alle sue fantasie o semplicemente attende che il clamore su ogni singolo omicidio si plachi per poter colpire ancora. Solo il tempo potrà quantificare quanto male abbia fatto quest'uomo che a tutt'oggi, 2022, attende ancora di conoscere la data della sua esecuzione. Rendo omaggio alle vittime, anime uniche e irrepetibili che sono state strappate alle loro famiglie, con una frase di Arthur Schopenhauer che recita: «Il grande dolore che ci provoca la morte di un buon conoscente ed amico deriva dalla consapevolezza che in ogni individuo v'è qualcosa che è solo suo e che va perduto per sempre». E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!